vittoria di Napoli, come tutte le vittorie, quelle che abbiamo ascoltato e quelle che andremo ad ascoltare, hanno come presupposto un elemento importante che è la partecipazione. Ma per ottenere la partecipazione occorre la conoscenza. Noi non possiamo dire sì o no a qualcosa se non sappiamo i motivi e se noi non sappiamo coinvolgere gli altri. Allora bisogna conoscere per far conoscere. La vittoria di Napoli nasce da molto tempo addietro, non con i referendum, ma parte da un impegno costante della cittadinanza, ma non solo del popolo, ma di tutti. Quando negli anni all'inizio del 2000 noi andavamo a sostenere le lotte a favore del popolo del Cochabamba, della Bolivia, o degli uruguayani che difendevano la loro acqua dai privati, o difendevamo quello che accadeva nel Burkina Faso alle popolazioni impoverite dalle multinazionali, noi in quel periodo stavamo subendo una delle più grandi privatizzazioni in Italia, perché il 23 novembre 2004, grazie alla legge Galli numero 36 del 1994, che apriva le porte al mercato, favoriva i privati sull'acqua, allora noi capimmo che stava accadendo qualcosa di molto grave come in quel paese che noi sostenevamo. Ed allora ci siamo messi insieme, abbiamo fatto tam tam, abbiamo gridato che stava accadendo una privatizzazione sul nostro servizio idrico che voleva fortemente la ACEA. ACEA è una multinazionale italiana che è presente in tutto il mondo e che appartiene a un grande finanziere che si chiama Caltagirone, che è molto forte anche nel mondo della comunicazione, dell'energia elettrica e anche in Campania sulle fonti regionali. Quando abbiamo saputo di questa privatizzazione, siamo andati all'assemblea dei sindaci, dove 136 sindaci di Napoli e Caserta erano presenti per deliberare, decidere, e loro decisero di privatizzare. Noi da quel momento, come comitato, come associazioni, come realtà tutte, cominciammo ad informare gli altri dicendo: attenzione, sta accadendo qualcosa di grave sui nostri beni, sulla nostra acqua. Allora abbiamo volantinato, siamo stati nelle piazze, abbiamo interloquito, parlato con la gente, siamo andati nelle scuole, nelle parrocchie, con i lavoratori, con i sindaci. Abbiamo fatto per un anno e due mesi un lavoro costante di coinvolgimento. Non ci siamo fermati a Napoli, ai 136 comuni di Napoli e Caserta, abbiamo allargato, ci siamo coordinati a livello regionale, a livello nazionale con il Forum dell'Acqua, anche a livello internazionale con i cittadini che venivano all'estero, per cui dopo un anno e due mesi abbiamo fatto una grande festa di piazza. Siamo riusciti, e questa è una vittoria unica ancora oggi, a far ritirare una delibera che dava l'acqua di Napoli, Caserta e 134 altri comuni alla CEA, con la promessa di dare altri quote azionari di lì a breve. Ma Napoli ha visto anche una grande vittoria, che è quella post-referendaria. Nel 2011 in Italia c'è stato il referendum sull'acqua e contro il nucleare. Sull'acqua c'erano due quesiti. Noi chiedevamo due sì perché il primo dicesse: acqua gestita dal pubblico senza scopo di lucro. Quindi il primo sì per dire fuori i privati dall'acqua. Il secondo per dire no ai profitti sull'acqua. E la gente, gli elettori italiani,
hanno detto: noi vogliamo che la nostra acqua sia gestita da enti di diritto pubblico senza scopo di lucro. Chi lo ha fatto? Saracena, un piccolo comune della Calabria, molto piccolo, che hanno messo in difficoltà, però ha rispettato l'esito dei 27 milioni di italiani. E poi Napoli, unica grande città ad avere rispettato la volontà popolare. Chi è che non ha rispettato la volontà popolare? 5 governi italiani, gli ultimi 5. Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, l'attuale Gentiloni. Non hanno rispettato la Costituzione italiana. Ci siamo rivolti alla Corte Costituzionale perché il referendum equivale a legge e va rispettato. Ci siamo rivolti, abbiamo impugnato, ci siamo rivolti al Consiglio di Stato, attualmente anche a livello nazionale ci sono tante azioni. Visto che nessuno ha rispettato negli altri la volontà popolare, abbiamo creato gli eventi. A livello nazionale, notate la differenza tra questa bandiera, la prima, e la seconda, che adesso non si vede bene. Se Thierry la vuoi aprire per piacere? Obbedienza civile. Il mio voto va rispettato, è questo. Perché nella quasi totalità del 100% gli elettori hanno detto si rispetti il mio parere, il mio voto. Cosa abbiamo fatto? Per 6 mesi abbiamo ottenuto in tutta Italia, lì dove non è stato rispettato il secondo quesito referendario, la remunerazione del capitale investito, che oggi viene sempre ad esserci, ma viene definito oneri finanziari. Non è cambiato nulla. Allora questa campagna noi l'abbiamo portata a livello nazionale, non come Comitato Napoli, ma come Fondo Italiano dell'Acqua, per dire: noi togliamo dalla nostra bolletta l'equivalente della remunerazione, del profitto che voi volete darci per i privati. Tornando a Napoli, che noi abbiamo comunque portato avanti questa iniziativa, tornando a Napoli voglio dirvi che come comitato noi sentiamo molto questa responsabilità. Sono molto importanti le vittorie. Le vittorie non sono mai di un territorio. Napoli non ha vinto da sola, perché Napoli si è vinto e perché c'è stato il popolo che è insorto, le associazioni, tutte le categorie, abbiamo anche coinvolto le istituzioni. I comitati nascono per coinvolgere le istituzioni, per sollecitare. I comitati possono fare una parte del lavoro, ma il resto lo devono fare le istituzioni. E devo dire che purtroppo molte volte le istituzioni, la politica, usano beni comuni e acqua come slogan per la politica, per le campagne elettorali, ed ecco la nostra preoccupazione. Allora, quando è stata trasformata l'ARIN, che era una società di capitali, in Acqua Bene Comune, ABC Napoli, azienda speciale, senza scopo di lucro, noi abbiamo esultato perché è stata fatta una grande cosa, una vittoria che ci ha dato la possibilità di essere veramente partecipi. I referendum non chiedevano solo la ripubblicizzazione dell'acqua e dei servizi pubblici locali, chiedevano partecipazione e non al profitto sull'acqua. La partecipazione, vedete, è fondamentale. Senza la partecipazione noi non avremmo vinto nulla e non vinciamo nulla. Partecipare significa essere presenti nei processi decisionali del territorio, dell'acqua. Allora noi ci siamo inventati le iniziative. A Napoli si è vinto, abbiamo sempre chiamato a Napoli tutti, la vittoria è di tutti, come per il periodo di Parigi abbiamo fatto la campagna Napoli come Parigi, abbiamo replicato dicendo: Napoli dia l'esempio a tutti.
perché ripubblicizzare si può, ripubblicizzare si deve, lo dice il referendum, la Costituzione, la legge. Quindi ogni 12 e 13 giugno che ricorre la data del referendum in tutta Italia, ma particolarmente a Napoli, noi ci teniamo a ricordare la vittoria, anche se sono passati 6 anni di non rispetto referendario. Abbiamo coinvolto il sindaco De Magistris, con il quale abbiamo interloquito regolarmente. Abbiamo creato noi come cittadini un organo democratico partecipativo, detto Consiglio Civico. Che cos'è il Consiglio Civico? È un organo, come dicevo, che mette insieme i cittadini, i lavoratori, le istituzioni, chiunque sia per l'acqua pubblica. Il Consiglio Civico fa parte della BC, tanto che appartiene e partecipa anche ai consigli di amministrazione attraverso una sua delegazione. Altro organo del Consiglio Civico per la partecipazione è l'Assemblea dei cittadini, non solo di Napoli, sono invitati tutti, chiunque voglia venire partecipa alla vita comunicativa dell'acqua. In particolare si sono tenute a Napoli, ma anche le abbiamo proposte altrove. Al di là di tutto questo, ci sono state anche iniziative inventate, ad esempio 12 e 13 giugno 2015 nella sala giunta del Comune di Napoli abbiamo creato una giornata per l'acqua, abbiamo prodotto un documento, la dichiarazione di Napoli per il diritto all'acqua, sottoscritto da sindaco e tutti i presenti, comitati, forum, lavoratori, assessori, area metropolitana, tutti, anche online lo troverete, e tutti i documenti di cui vi parlo Thierry li pubblicherà sul sito ad hoc, così come quel giorno erano presenti il sindaco di Napoli in primis e tutta l'area metropolitana, ma tutti coloro i quali sono venuti per rafforzare il nostro sì ai referendum. Fatto questo, ecco, noi però abbiamo sempre, costantemente continuato la battaglia. Non so quanti di voi conoscono padre Alex Zanotelli, missionario combognano, che visto che i referendum non venivano attuati, lui ha scritto un documento, il tradimento di Stato. Lo Stato non ha tutelato la vittoria dei cittadini. È accaduto a Napoli, è vero, è accaduto a Saracena. Molti comuni in Italia gestiscono in autonomia la loro acqua, ma sono piccoli comuni. Il referendum non è stato ancora rispettato, per cui anche Papa Francesco ha scritto un'enciclica, non sul referendum, non è un politico, ma lui ha parlato di acqua, ha scritto un'enciclica, Laudato Si, a tutela della Pachamama, della madre terra, e ha detto cosa? Nella sua enciclica, oltre alla tutela, alla salvaguardia del creato, lui ha detto per 32 volte l'acqua è un diritto, l'acqua è di tutti, tutti dobbiamo avere l'acqua e non è giusto che vada nelle mani di chi vuole farne merce. E ancora di più noi abbiamo fatto diversi documenti, tant'è che stiamo difendendo la vittoria di Napoli da un grande progetto, il progetto dell'accaparramento delle fonti nel centro-sud Italia da parte delle multinazionali francesi, Veolia, Vivendi, Suez e dalla italiana, sono fortemente presenti quasi in tutta Italia, nelle società miste, società di capitale a maggioranza anche pubblica, ma in cui c'è la presenza di Acea. E il rischio di Napoli è che questo piccolo granellino che rappresenta l'azienda speciale Napoli, esperienza di pubblicizzazione, vada a bloccare il grande ingranaggio delle privatizzazioni o che venga esso stesso bloccato da questo accaparramento delle fonti. Noi adesso non abbiamo più la privatizzazione dell'acqua delle nostre case, ma abbiamo il grande pericolo della privatizzazione delle fonti,
non solo con le acque minerali, che sappiamo essere il business molto facile per chi imbottiglia l'acqua delle sorgenti, ma da noi, ad esempio, nel mezzogiorno d'Italia, centro-sud, sono 7 regioni, abbiamo visto che si sta lavorando per accaparrare le fonti attraverso queste multinazionali, ma con piccoli passi, passi quasi invisibili, perché deve essere fatto tutto nel sommerso, nel silenzio. Tant'è che voi non leggete di queste notizie, noi le sappiamo. Abbiamo ad esempio cercato di bloccare l'accaparramento delle fonti ad Avellino, un comune vicino Napoli, e dell'acqua della Puglia. Una società pubblica, Acquedotto Pugliese, è una società pubblica di Avellino Alto Calore Servizi, insieme vogliono unirsi a una piccola società di Benevento, altro comune vicino Napoli, Gesesa. Gesesa è la società che all'interno ha la Acea. Unendo due società pubbliche accadrà che diverrà un'unica grande società per azioni a capitale misto, in cui ci sarà la Acea multinazionale, ma una SPA, come abbiamo detto con i referendum, è una strada aperta ai privati. E tant'è che noi a Napoli abbiamo avuto problemi anche dai lavoratori, anche dai dirigenti, dai lavoratori dell'azienda speciale ABC. In questi giorni sono stati pubblicati degli articoli in cui un commissario, per la trasparenza, diceva: stavamo meglio con l'azienda speciale ARI perché era tutto più normale. Con le aziende speciali bisogna prevedere la partecipazione e non si può fare in autonomia come le società per azioni o le società a responsabilità limitata, sono società soggette al profitto. Allora noi siamo preoccupati, vi dico, noi sentiamo molto questa responsabilità a Napoli, siamo molto preoccupati perché a Napoli si cerca di mettere in difficoltà l'azienda speciale. Tant'è che il presidente della regione Campania, con la sua delibera regionale, ha già deciso di togliere dell'acqua al comune di Napoli. La quantità che dava prima non la dà più adesso. Perché? Perché Napoli dovrebbe comprare l'acqua, oltre che da Avellino, da Cassino e da altre parti, adesso dovrebbe comprare l'acqua da una società privata, dall'Acquedotto Campano Acqua Campania, che è una società per azioni, al cui interno ci sono Caltagirone e i privati. Vedete bene il gioco che si sta facendo? Ma il pericolo più grande non è questo. Il pericolo più grande che noi stiamo avvertendo in questo periodo, e lo abbiamo detto più volte nei nostri comunicati anche al sindaco, noi non vogliamo che l'acqua e i beni comuni siano uno slogan elettorale. Il sindaco ha molto usato l'acqua per farsi campagna elettorale e noi ci siamo anche stati, a noi va bene se si fa per l'acqua pubblica, ma quando si sono avuti accordi con delle categorie che sono un pericolo perché di fatto consentono una serie di dinamiche che potrebbero portare a privatizzazione, allora siamo preoccupati. Noi avevamo a Napoli la più grande vittoria che avevamo in Italia, perché acqua pubblica, consiglio civico, incontri col sindaco, presidenza e consiglio di amministrazione con una persona, Maurizio Montalto, il presidente, che si è sempre battuto per la sua pubblica, e nel consiglio di amministrazione i vari consiglieri erano nostri delegati dell'acqua, quindi la pensavano come noi, e noi delegati del consiglio civico eravamo dentro, con diritto di parola, con diritto di report. Che cos'è accaduto? Che il presidente Montalto ha avuto delle minacce. È stato messo un ordigno esplosivo su uno dei camioncini della PC. Ci sono state una serie di rimostranze da parte di lavoratori, perché era il periodo della candidatura elettorale, in cui un bacino elettorale molto vicino al PD, Partito Italiano, praticamente chiedeva alcune cose.
bisognava internalizzare 100 lavoratori dell'area di curazione. Occorrevano i fondi, come si pagano i lavoratori? Il sindaco non ha mai messo in bilancio comunale la previsione di spesa. Come si pagano i lavoratori? Questo avrebbe portato a un dissesto finanziario dell'azienda ed era già una prima criticità. I lavoratori sono venuti contro il comitato perché non avevano capito che noi stavamo difendendo il loro lavoro, perché se non ci sono soldi per pagare i lavoratori l'azienda salta, implode. Ma al di là di queste preoccupazioni, perché poi il sindaco ha mandato via il presidente Montalto e il consiglio di amministrazione, in sei anni e mezzo in ABC si sono cambiati 3 commissari, 4 presidenti di CDA, si sono succeduti vari consigli di amministrazione. In questo momento l'azienda è commissariata fino a dicembre e ci preoccupa leggere dai giornali in questi giorni che il sindaco e il nuovo commissario stiano dicendo che vogliono interloquire con la regione. Sappiate che la legge regionale sul riordino del servizio idrico integrato non ha mai accettato l'azienda speciale ABC. Questa legge riconosce i privati e le società come Gori Spa, mista con Ascea Suez, Publiacqua Spa con Ascea Suez e altre tipo Acqua Latina e Ascea Roma. Allora a questo punto la nostra preoccupazione è che abbiamo letto che il sindaco vuole aprirsi al polo energetico e che il commissario vuole parlare con il presidente della regione. Ci domandiamo: se si apre al polo energetico un'azienda speciale che si occupa di acqua senza scopo di lucro, mi dite voi che cosa c'entrano le quote per l'energia elettrica? E poi, anche se loro dicono che non vogliono far entrare i privati, non diventa una multi utility l'azienda speciale ABC sull'acqua? Allora, tutte queste cose a noi preoccupano, però non ci fermano. Il Consiglio Civico, da quando è stato revocato il Presidente Montalto, il Consiglio di Amministrazione, non abbiamo più interloquito. E né loro hanno chiesto incontro a noi, né il sindaco, né gli amministratori comunali, né l'azienda speciale. Ricevevamo la rassegna stampa, non ci è stato più comunicato, non abbiamo più avuto nessuna comunicazione. Né noi ci modificheremo la nostra posizione, noi resteremo per l'acqua pubblica senza scopo di lucro, ma con la partecipazione, se non la ripubblicizzazione equivale a zero, perché il sindaco si è inventato dei comitati per un certo periodo che non siamo noi, che dal primo momento, e potrete vederlo dai documenti che sicuramente poi verranno messi su internet, noi restiamo fedeli alla nostra parola, noi vigileremo, continueremo a fare consiglio civico, assemblea dei cittadini, siamo andati ovunque, tutti i forum nazionali e internazionali, portiamo la nostra esperienza anche qui e ringrazio chi ci ha invitato, perché la vittoria di Napoli è la vittoria di tutti, come lo è stata quella di Berlino, come lo è stata in Uruguay, come lo è stata a Parigi, ovunque. Noi vogliamo che qualsiasi vittoria sia condivisa, condivisibile, perché altrimenti resta una cosa piccola. Noi vogliamo che l'acqua riguardi tutto e quando parliamo di acqua, adesso ne abbiamo in Italia la legge Madia, il governo Renzi obbliga in qualche maniera a dare l'acqua ai privati e non è cosa semplice, i comuni con legge Blocca Italia e tutta la legge Madia ci dà difficoltà, quindi le amministrazioni non riescono a fare nulla praticamente, non hanno fondi e non devono uscire dal bilancio. Però noi diremo che vigileremo, agiremo, faremo l'informazione e saremo sempre presenti lì dove si vuole fare informazione e si vuole fare sull'acqua e di tutti, e per noi l'acqua è un diritto, tutelarlo, conservarlo, saperlo usarlo, avere anche noi come cittadini uno stile di vita, recuperare le reti duali perché l'acqua viene sprecata,
e quindi recuperare le acque grigie e le acque nere. Finisco dicendovi che l'Italia in questo momento sta subendo un'infrazione praticamente dall'Europa e dovrà pagare 63 milioni di euro per mancato servizio, perché non c'è depurazione, non c'è servizio di fognature, anche se noi li paghiamo in bolletta e abbiamo vinto anche molte impugnative, e 364 mila euro al giorno per ogni giorno di ritardo. Chi pagherà tutto questo? Noi cittadini utenti in bolletta. Grazie. Thank you.